Questo è il prodotto Maria, vedete, in una scatola abbastanza semplice in cartone bianco con le caratteristiche del power bank, informazioni sulla potenza di output e poco altro. Vediamo appunto che è disponibile la ricarica ad induzione. Qui vediamo appunto un cartoncino per centrare diciamo la parte che va applicata al telefono per la ricarica magnetica. Ovviamente, se voi disponete un telefono che già ha questo tipo di ricarica, non serve. Ecco qui gli anellini di cui vi parlavo. Nel mio caso, io ho un iPhone 15 Pro Max, quindi ha già una parte che si chiama MagSafe, che permette di essere posizionato su questo telefono, su questo dispositivo. Il dispositivo è molto interessante perché è un power bank, ma allo stesso tempo funziona anche da nightstand. Quindi abbiamo la possibilità di ricaricare il power bank tramite USB di tipo C e caricare a sua volta un dispositivo tramite USB-C o USB-A. Facciamo un esempio: qui abbiamo le caratteristiche del prodotto, anche qui lo vedete con l'output. E la potenza è 10.000 mAh, quindi la capienza. Andiamo a fare un test con l'USB di tipo C. Ovviamente questo servirà, come dicevo, sia per caricare il power bank che dal power bank per alimentare un dispositivo. Questo ci permette appunto di collegare il dispositivo al telefono tramite USB-C, in quanto questo telefono lo supporta. Accendiamo il dispositivo, vediamo. Effettuando dei test, ho visto che non permette la ricarica tramite USB-C, anche se dovrebbe essere prevista. Ho provato diversi cavi, anche uno con un'indicazione di potenza oltre a quello suo originale, ma comunque non permette, nonostante sia acceso, di caricare il telefono tramite USB-C. Questa è una cosa, è una piccola pecca. Come vedete, non si accende, non c'è la ricarica, come vedete. Questo dovrebbe farlo perché, se vedete le istruzioni, la potenza di output anche, è menzionata anche sull'USB di tipo C, oltre che input. Invece l'USB di tipo C, come anche quella di USB di tipo A, da quello che riesco a vedere, vedete qui, anche la tipo A non mi permette di caricare il dispositivo, per quanto la corrente gli arrivi. Quando io vado, vediamo, controlliamo la tipo A, perché la tipo C, come vi dicevo, non ha funzionato. La tipo A tanto meno, vediamo se è una questione di cavo. Qui ci sono due USB-C, no, c'è anche un Lightning, vediamo se il Lightning funziona in questo caso. Ok, sì, quindi una leggera potenza la dà, ma non abbastanza da caricare il mio iPhone 15 Pro, quindi la carica tramite USB-A è veramente lenta, diciamo, per capirci, quindi è una potenza un po' bassina. Quindi abbiamo detto, non permette la ricarica da cablato per il telefono, ma per il telefono permette invece la ricarica tramite induzione, appunto tramite. Ok, in questo modo noi possiamo semplicemente collegare il telefono che è già predisposto per MagSafe, come potete vedere, in questo caso la ricarica avviene senza problemi. Ora andiamo a vedere che questo permette di avere anche uno stand per Apple Watch, che andrò a provare immediatamente. Eccoci qua. Vediamo che anche Apple Watch si ricarica senza problemi. Quindi da questo punto di vista perfetto. Abbiamo anche uno schermino che ci indica la ricarica che sta avvenendo, la percentuale di batteria residua, in questo caso del 73%, e il fatto che siano collegati sia iPhone che Apple Watch tramite una ricarica a induzione. Ovviamente questo è compatibile anche con il nightstand di Apple, quindi se si mette in orizzontale ci permette di avere il nightstand. Tutto questo tramite un caricatore che in realtà
non è un caricatore semplice, è uno stand, ma ha anche la ricarica tramite batteria, perché come vedete non è collegato a nessun tipo di alimentazione. Quindi questo è molto buono da quel punto di vista, perché permette di avere una batteria portatile, ma anche uno stand di ricarica tutto in uno, e anche in maniera abbastanza compatta. Infatti vedete che una volta richiuso, richiudiamo questo, materiali anche discreti, devo dire, rimane un power bank da 10.000, molto compatto. Peccato che appunto la ricarica via cavo non mi abbia soddisfatto, perché almeno con il mio telefono non ha abbastanza potenza da funzionare. Ho provato tre cavi diversi. Una cosa che mi è piaciuta meno anche in questo caso è questo flap per la ricarica dell'Apple Watch, un po' boh, leggerino, non mi fa impazzire. Per il resto, come costruzione, invece è tutta molto solida e ben fatta. Questa è l'unica cosa che mi sembra un po' leggerina. Però per il resto, diciamo, se lo considerate come ricarica ad induzione, va molto bene. I tempi di ricarica non sono come un MagSafe originale, sono un QI 1, quindi in realtà carica 7,5 watt. Però comunque come caricatore di emergenza e portatile soprattutto può andare.